Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare con questo confronto devo farvi una comunicazione importante, la faccio anche grazie a voi perché proprio voi me l'avete segnalato. Farò un video integrativo del confronto che abbiamo fatto su Samsung S23 Ultra perché mi avete segnalato che in modalità Expert RAW, che io per mia ignoranza, per mia mancanza non ho analizzato, i file che il Samsung tira fuori sono molto diversi, soprattutto in termini di gamma dinamica e lavorabilità, che è quello che un po' guardiamo in questo format. Quindi siccome io massacravo Samsung in quel video, pensavo che in Expert RAW i file fossero i medesimi del RAW della modalità Pro normale, così non è, farò un video integrativo. Iniziamo con questo confronto particolare che mi avete chiesto in molti e che anch'io ero curioso di fare, perché io lo so perché lui, Honor Magic 5 Pro, a fronte di una scheda tecnica che non è così eccelsa rispetto ai livelli che abbiamo visto ad esempio su questo Xiaomi 13 Ultra, è stato premiato nel suo reparto camera, in particolare dai nostri amici di Xomark, se così si pronuncia, non l'ho mai capito, proprio per il suo reparto camera, che sicuramente punta quindi su un software che lavora molto bene. Ora qui in questo format non andiamo ad analizzare proprio le funzioni software solitamente dei telefoni, bensì cerco di ottenere i file più grezzi possibili per vedere un pochettino l'hardware, come si comporta e se c'è la ciccia sotto, perché secondo me è quello che conta. Quindi è un bello scontro, perché qui abbiamo uno Xiaomi che punta su una filosofia totalmente diversa, ovvero scaricarsi sempre di più di tutto ciò che può essere l'aiuto in termini di software, di intelligenza artificiale, eccetera, forte del fatto di poter puntare su un hardware molto prestante, concreto, sulla carta e della collaborazione di un brand che è sinonimo di fotografia come Leica e quindi di tutta l'esperienza necessaria per potersi permettere questa cosa su degli hardware che alla fine sono molto limitati, diciamo, per questioni di dimensioni. Due approcci quindi molto diversi. Io non cambierò l'approccio mio a questa analisi, quindi sono andato comunque a fare dei test qui a casa molto rapidi per capire come scatta questo Honor Magic 5 Pro in modalità Pro, in modalità RAW. E a proposito di questo, vi faccio subito vedere un paio di cose legate all'interfaccia che non mi hanno fatto impazzire. E la prima nota dolente rispetto appunto a questa tipologia di approccio. Guardate. Molto rapidamente, allora io voglio segnalare intanto che sull'Honor è molto spoglia la grafica, il che potrebbe essere un bene, ma ho proprio una carenza di funzioni rapide. Cioè non ho nessun menu rapido, devo per forza entrare nel menu a scorrimento dove trovo tutto quanto, ho soltanto questi tre tasti rapidi perché la lettura del QR code insomma non mi sembra da considerare, filtri, flash e intelligenza artificiale, qui riconoscimento del movimento, non posso attivare una griglia velocemente, cambiare formato, cambiare risoluzione, attivare un timer, insomma poca roba, non posso personalizzare qui le varie modalità spostandole, cosa che apprezzo molto dell'app stock di Xiaomi, perché mi metto la modalità Pro ad esempio subito vicino, ma la vera mancanza è questa, ragazzi. Vedete che adesso ho attivato il formato RAW, non posso scegliere le ottiche, posso scattare il RAW soltanto con la camera principale, per utilizzare le altre ottiche devo mettere il JPEG, quindi lui scatta il RAW solo con la 24 mm. Ora non serve neanche scomodare lo Xiaomi, ma lo Xiaomi scatta in RAW ovviamente con tutte, scatta in Ultra RAW con tutte e con la principale vi scatta anche in RAW o Ultra RAW volendo a 50 megapixel, ammesso che sia utile e possa servire a qualcosa. In più ho questa cosa che hanno aggiunto con questo 13 Ultra, delle funzioni rapide, belle, grandi e tante, che si attivano semplicemente con uno swipe. Ok, non vi starei ad ammorbare con le schede tecniche, quelle le trovate un pochettino ovunque, ma tanto ne parliamo mentre analizziamo i file. Quindi mi butterei su Lightroom, iniziamo il nostro piccolo confronto. Mi scuso già per
gli scatti, ripeto, ho fatto dei test qui a casa, farò delle sessioni di scatto molto approfondite con lui perché ho un progetto con Honor da qui che si estende fino ad ottobre, ma intanto per portarvi questo confronto mi sembrava sufficiente fare qualche piccolo test in casa e poi magari in un altro video vi parlerò proprio del feeling d'utilizzo nella street, nel mio caso, insomma anche in maniera un po' più generale. Buttiamoci su Lightroom, eccoci col primo scatto. Abbiamo da entrambe le parti 12 megapixel, siamo sul sensore principale, 24 mm per Honor che vi posiziono sempre a sinistra, 23 mm per Xiaomi che vi posiziono sempre a destra invece. Per tutti gli scatti, come al solito, ho utilizzato la modalità Pro lasciando poi tutti i parametri in automatico per vedere un pochettino la lettura che va a fare il telefono. Se ci sono delle casistiche particolari ve lo sottolineo. Allora, letture molto differenti secondo me. Lo scatto di Honor mi ricorda un po' la lavorazione che fa anche il Samsung col suo S23, ovvero cerca di darci più lettura possibile, quindi un contrasto più basso e un po' più di dettaglio sui toni scuri, che va secondo me un po' forzatamente ad aprirci. Sullo Xiaomi vedo uno scenario un po' più realistico rispetto a quello che effettivamente era. Andiamo a vedere il dettaglio nella parte centrale della lente. Secondo me se la giocano, quello che noto, allora io adoro gli incarnati della serie 13 di Xiaomi, secondo me qui subentra un po' l'esperienza di Leica che ha lavorato proprio i profili colore, proprio la scienza colore in generale. Secondo me sullo Xiaomi sta uno step avanti a tutti perché poi va a gusti, però la trovo proprio più naturale, più giusta, più interessante. Valutate voi, vi lascio un po' gli scatti così. Andiamo a vedere nelle zone scure, questo ad esempio è un sottotono che è stato ritirato su forzatamente. Vediamo il sensore come lavora, proviamo sullo Xiaomi a tirarlo un po' fuori. C'è poco da dire, questo è un caso molto estremo. Mi sembrano abbastanza simili, sembra un po' più pulita l'immagine di Honor in questo caso. Vediamo invece il dettaglio ai bordi dell'immagine, come si comporta, magari nella zona più luminosa. Allora, sembrerebbe molto più dettagliato sullo Xiaomi, ma attenzione perché qui l'accoppiata, questo è un sensore, quello di Honor, di 1:1, se non erro, diaframma f1.6 però, di qua invece abbiamo un diaframma f1.9, quindi secondo me è semplicemente l'immagine è un po' più sfocata anche, magari la risoluzione ai bordi ce la vediamo su qualche altro frame. Anche sulle alte luci sembra che Honor abbia già applicato un lavoro in modo da avere più lettura possibile. Vediamo il recupero su Xiaomi, vediamo il recupero anche su Honor. C'è sempre, secondo me, quella piccola sfocatura in più che non ci permette di valutare al 100%. Però sui colori io non sono riuscito a capire la profondità colore degli scatti dell'Honor. Se qualcuno ha questa info me la dica, perché mi sembra che si perdano prima le sfumature. Quindi secondo me c'è da capire questa cosa che purtroppo non so. A livello di sfocato, ma secondo me si compensano molto, mi sembrano molto simili. Forse leggermente più marcato sull'Honor, ma tutto sommato molto simili. Ok, andando avanti vi confronto invece lo stesso frame, mi sono avvicinato leggermente, ma con i 50 megapixel attivi sullo Xiaomi, cosa che non possiamo avere sull'Honor. Sapete che non sono un fan dei tanti megapixel, specialmente sullo smartphone, ma vediamo, visto che questo Ultra eccelle per la qualità delle lenti, e per un sensore particolarmente grande, vediamo come si comporta a confronto dei 12. Proviamo a estremizzare un po'. Ok, parte centrale della lente, se la giocavano prima, se la giocano anche adesso, sicuramente si percepisce la risoluzione maggiore. Il file non ne soffre troppo. Vorrei vedere la trama del sensore, se sembra più pulita di prima, in realtà, stranamente.
Sì, infatti, se prima risultava un po' più pulito l'Honor, adesso nelle zone di sofferenza, diciamo, nei toni scuri, risulta molto più pulito lo Xiaomi, vai a capire. Non so se a 50 megapixel allora interviene leggermente il software per far sì che non si impasti troppo l'immagine. Sì, sembra ci sia una sorta di riduzione del rumore che prima non c'era. Ultimissimo confronto su questa inquadratura, medesima situazione di prima, ma ho scattato F4 qui con lo Xiaomi per provare a tirar fuori il maggior dettaglio possibile, visto che F4 la lente dovrebbe appunto lavorare meglio, non tanto nella parte centrale, ma soprattutto come visto ai bordi, dove adesso sarà tutto molto più a fuoco, questo è normale. Ma lo confronterei proprio con l'F19 di Xiaomi. Adesso abbiamo Xiaomi sia a sinistra che a destra. Aumentata la profondità di campo e più a fuoco, più nitido tutto il dettaglio. Vediamo sul volto invece, sulla parte a fuoco che è quello che ci interessa, se questo F4 ci fa notare qualche differenza. Non mi sembra ci siano particolari differenze, questa lente lavora benissimo anche a tutta apertura. Forse vedete sulle texture fini fini piccole piccole, il diaframma più grande rende un po' più morbida tutta la resa, non so se da YouTube si capisce, ma a schermo si vede, ad esempio prendo questo esempio dei peli sul braccio, anche questa è parte a fuoco, su questa parte della sedia si vede molto. La lente lavora benissimo, a F4 ragazzi il dettaglio è per forza più l'immagine più tagliente, diciamo, più nitida nella sua parte a fuoco, è la risolvenza della lente aumenta, lavora meglio, fa meno fatica. Questo è il più grande vantaggio del diaframma variabile. Andiamo a vedere camera 3x, il teleobiettivo che condividono, diciamo, da una parte un po' più spinto, siamo sui quasi 90 mm, infatti viene segnato come 3.5x, lo vedete nel rapporto soggetto sfondo, infatti è tutto un po' più schiacciato, di qua 3.2x, siamo sui 75 mm, non scatta in RAW, l'abbiamo detto, su questa lente, su questo sensore, quindi scatta in JPEG, fatto, finito, pronto, che infatti non toccherò, mi sembra abbastanza equilibrato, ha azzeccato un po' tutto, toni scuri, alte luci non bruciate, funziona. Xiaomi in RAW fa quello che un po' ci siamo detti tante volte, qui sotto espone forse pure troppo, proviamo un attimo ad allinearlo, in questo caso Honor in JPEG 50 megapixel, non so se si nota da YouTube, molto più dettaglio piacevole sullo Xiaomi, immagine molto molto più pulita, sui colori bellissima continuità. Questo l'avevamo già detto tra il sensore principale e questo teleobiettivo. Continuità che vedo anche comunque su Honor, che tende un po' a un incarnato che va verso il rossastro, sia sul sensore principale che su questa. Preferisco sempre, diciamo, la colorimetria applicata da Leica qui sullo Xiaomi. Sfocato, che secondo me, nonostante l'ottica più spinta, qui c'è la differenza di sensore ed è più marcato, vabbè, non è un'immagine che ci aiuta a capirlo proprio alla grande, ma secondo me è più marcato sullo Xiaomi, quindi diciamo essendo un'ottica molto indicata per il ritratto, questa cosa male non fa, è chiaramente il grosso vantaggio di avere qui un'immagine che sicuramente è molto lavorabile, qui un'immagine che sostanzialmente non possiamo toccare perché è in JPEG. Sui bordi della lente vediamo se c'è, sì, secondo me queste lenti sui bordi tutte quante vanno un po' a spappolarsi, questa è l'impressione, vabbè, lo vedremo meglio su altre inquadrature. Grandangolo 50 megapixel, sempre JPEG per Honor qui a sinistra, RAW invece 12 megapixel
per Xiaomi a destra, e qui secondo me è disastro. Disastro di Honor, che fa una lettura sbagliata, sovraespone troppo, non preserva le alte luci, in questo caso della scritta, perse per sempre, visto che non scatta in RAW. Ma soprattutto quello che vedo adesso da YouTube, non lo vedrete, ma zoom e vi faccio vedere, ecco. Direi che non c'è assolutamente niente da aggiungere. Effetto acquarello pessimo sull'Honor, riduzione del rumore, incremento della nitidezza a 1000, due cose totalmente diverse, sembra un salto generazionale su tutto. Guardate proprio la sedia qui, come si impastano tutte le texture, guardate invece qui. Questa è proprio emblematica di come un hardware valido non potrà mai essere battuto da un software incredibile. Almeno secondo me questa dice molto. Questa può funzionare giusto sullo schermo dello smartphone, sulla galleria del telefono, ma anche a quadro largo si vede che è una foto di bassa qualità. Angolo di campo che credo sia simile, dovrebbe essere 14 su entrambi. A livello tecnico è proprio tutto a vantaggio di Xiaomi, che ha un diaframma più aperto, f1.8 contro f2, sensore più grande, credo anche non di poco, e scatto poi in RAW, una lente che è palesemente di maggior qualità, insomma tutto a vantaggio dello Xiaomi. Ah, vi volevo far vedere questa cosa, un piccolo focus solo sullo Xiaomi. Vi ricordate che vi dicevo che in ultra RAW tende a sovraesporre? Ecco, questi sono i due scatti fatti col teleobiettivo. Vi ripristino un attimo quello a destra, guardate che differenza, è stessa situazione, punta e scatta, modalità Pro RAW con tutti i parametri lasciati in automatico, in RAW fa questa lettura, in Ultra RAW fa questa lettura, quindi è una sorta di HDR che si va ad applicare all'immagine, questa somma di scatti che appunto ha lo scopo di darci più informazioni possibili subito con lo scatto pronto. Il vantaggio è che non è un HDR che se sbaglia ci rovina l'immagine e poi non può essere lavorato. Qui chiaramente abbiamo tantissime informazioni su cui lavorare, un file da mi sembra 18-19 megabyte, però i danni li potrebbe comunque fare. Vedete qui ad esempio ha forzatamente ucciso l'esposizione sulle alte luci, in questo caso sulla scritta, artificiale come intervento, non so come dirvi, digitale, un po' fake. Ecco, adesso ve l'ho lavorato un attimo, però ecco, c'è un po' il pro e il contro, tantissime informazioni, ma ci affidiamo comunque a un attimo l'intelligenza del telefono che fa la somma di questi scatti. È vero, se stiamo scattando in RAW mettiamo già in conto di dover metterci poi al PC a lavorare, però forse questo ultra RAW bisogna capire bene in quali scenari è più idoneo, piuttosto che quando invece è meglio affidarsi al RAW normale. Vi faccio vedere anche sul grandangolo, vedete anche sul grandangolo, questo è sempre Xiaomi a sinistra e Xiaomi a destra, però RAW e ultra RAW. In ultra RAW tende un po', no, a giustamente il forte di questa sorta di HDR a darci più informazioni nelle ombre, però allo stesso tempo insomma lavorano proprio in maniera diversa. Secondo me il RAW dà proprio una resa più grezza e naturale, l'ultra RAW va proprio usato solo in quegli scenari dove c'è una latitudine di posa molto estrema, dove ci serve tanta gamma dinamica e quindi buttiamo dentro tante informazioni e sicuramente poi dobbiamo metterci a lavorare al PC. Hanno suonato. Questa l'ho fatta giusto per vedere il dettaglio della lente su queste scritte molto piccoline dei libri. Sinistra Honor, destra Xiaomi, sensore principale 12 megapixel, con lo Xiaomi a massima apertura f1.9. Vi dico un po' com'era per la prima immagine. Sul sensore principale se la giocano molto. Mi piace come lavora anche l'Honor, infatti vedete il dettaglio è molto simile, tende sempre un po' ad aprire sui toni scuri, quindi esce un po' anche la trama del sensore, che però rimane grezza, non applica riduzioni del rumore particolare. Il vantaggio poi è quando sullo Xiaomi andiamo ad utilizzare i 50 megapixel, sicuramente si fanno sentire e
su forse con la qualità di queste lenti, con il sensore che inizia a essere un po' più grande, così tanti megapixel su alcuni scenari cominciano ad avere senso. Qui si vede un'immagine che è più pulita, ma che rimane anche più morbida nonostante la presenza di tantissimi megapixel rispetto alla superficie. Vediamo sui bordi quella cosa che notavamo prima, se effettivamente va l'Honor a perdere un po' di qualità a causa delle lenti, ma tutto sommato mi sembra si comporti abbastanza bene. Vediamo rispetto alla 12 dello Xiaomi. Io proverei a fare questa cosa, ad alzare un po' Xiaomi, così vi rivedete il sensore nelle zone più difficili come si comporta. Secondo me sono molto simili. Alla fine, ripeto, lente principale che lavora molto bene, lente e sensore che lavorano molto bene anche sull'Honor. Il grosso vantaggio che vedo sullo Xiaomi è molto relativo ai colori, alla scienza colore. Confronto sul bokeh, non sono riuscito a fare di meglio. Anche qui lente principale, ribadisco, secondo me se la giocano molto, anche il bokeh è molto simile. Molto simile, cambia sempre la lettura dei colori. Mi piace da entrambe le parti. Quello che ho notato con questo scatto più che altro è la messa a fuoco minima in favore dell'Honor. Vi faccio vedere in particolare, ecco qui, questa è la messa a fuoco minima che possiamo ottenere con l'Honor, questa con lo Xiaomi, quindi se può essere utile a qualcuno, mi sono accorto di questa cosa. Penultimo scenario, sulla vegetazione è sempre interessante vedere come si comportano. Scenario non facilissimo, piante abbastanza in penombra, abbiamo anche il cielo però nel frame. Secondo me entrambe espongono abbastanza bene, c'è un po' più di informazione sullo Xiaomi, ma adesso ci guardiamo i recuperi su questo quadro per vedere anche Honor come si comporta. Vi lascio un attimo il dettaglio della zona interessante a fuoco. Ripeto, se la giocano molto sul sensore principale, molto piacevoli entrambi. Qui addirittura vedo una resa un po' più morbida dell'Honor. Secondo me si nota che come profondità di campo, come abbiamo visto all'inizio, l'Honor ha una profondità di campo più piccolina, meno ampia, lo vedete specialmente qui tra la foglia e questo ramoscello. Comunque ai bordi, secondo me, ecco qui che c'è condizione di buona luce, si vede meglio. Lo Xiaomi, la lente di Xiaomi è veramente impeccabile, cioè non perde nulla in dettaglio sui bordi. Qui si perde un po' via, l'immagine si fa sempre più morbida. Vediamo però il recupero, perché ho fatto questo scatto volutamente sovraesposto. Eccole qui, sovraesposte entrambe volutamente nella maniera più simile possibile, forse un po' più sovraesposta a quella dell'Honor, ma andiamo a vedere il recupero come si comporta. Prima sullo Xiaomi a sinistra, ma già lo sappiamo, l'abbiamo visto nel video precedente, riusciamo a recuperare tutte le tonalità più alte dell'immagine, in questo caso il dettaglio del cielo. Vediamo sull'Honor, secondo me si comporterà altrettanto bene. Eccolo lì. Le informazioni mi sembra ci siano tutte, eccole a confronto. Dobbiamo poi lavorare su tutta la parte più scura dell'immagine, ma quello che volevo intanto vedere era il recupero sulle alte, e mi sembra molto molto buono su entrambi i sensori, con l'immagine che è bella pulita. Anche a livello di artefatti vediamo. Ne approfitto e vi faccio vedere lo sfocato, sempre molto simile anche il bokeh su entrambi, si comportano davvero entrambi molto bene. Ultima foto dell'obiettivo in esterno, Honor a sinistra, JPEG ahimè, Xiaomi a destra, questa giusto per vedere un po' il dettaglio, che secondo me è nettamente superiore sullo Xiaomi in questo caso. Proviamo ad allinearle un attimo. Teleobiettivo e grandangolo, c'è cioè poca storia, nettamente superiore sullo Xiaomi. Anche lo sfocato, se la giocano, non so se da YouTube si vede, ma comunque è molto più piacevole sul 13
ultra, senza contare, insomma, l'abbiamo detto, che da un lato abbiamo un RAW e dall'altro abbiamo un JPEG. Con il confronto io mi fermerei qui, anche perché non sono andato molto oltre con i test. Secondo me è un confronto che lascia un po' il tempo che trova. Sono due filosofie molto molto diverse. Sicuramente lui tira fuori il meglio andando a spulciare un po' tutte le funzioni software del caso. Sono proprio due telefoni di fascia diversa. Cioè, qui abbiamo un hardware che sta su un altro livello, una cura in una certa direzione su cui Xiaomi ha investito molto, e si vede, abbiamo un'ottica in più, abbiamo le due ottiche ultra wide e il teleobiettivo, diciamo che un po' si condividono, che stanno su tutt'altro livello. Di questo Honor non mi ha impressionato nulla tendenzialmente, immagino che le funzioni software vadano molto bene. Quello che mi chiedo è se non sia giunto il momento di, tornando un po' al discorso di Xomark, classifica eccetera, è vero che loro valutano tante cose, valutano anche il comparto video, ma nel momento in cui manca la sostanza, in una fase in cui gli hardware iniziano a essere secondo me interessanti anche su smartphone, forse non è più il caso di premiare così tanto il lavoro software, che secondo me ha raggiunto un po', almeno in questa fase, un punto di saturazione. Abbiamo già visto delle cose incredibili che si fanno via software. Secondo me è azzeccata la scelta di Xiaomi di iniziare a puntare ad altro. Ragazzi, so che state aspettando anche un confronto con iPhone. Sono un po' titubante perché, a parte, vorrei fare una roba molto approfondita, ma sarebbe più giusto confrontare lui, che attualmente secondo me senza dubbio è il miglior Android a livello fotocamera sul mercato, con quello che sarà iPhone 5, parliamo di dopo l'estate, non fra moltissimo tempo. Io come sempre vi ricordo di commentare, lasciare un like, seguire il canale se trovate interessanti questi confronti e i miei altri contenuti, fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se la pensate diversamente su questo Honor Magic 5 Pro. Sono sempre pronto a confrontarmi con tutti voi. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram e su TikTok, dove trovate tante cosine interessanti, e sul mio sito, dove trovate dei preset Lightroom a 5 euro in offerta ancora, sia per Lightroom Mobile che per Lightroom Desktop, sia per iOS che per Android, con i miei preset pensati in maniera specifica per scatti da smartphone. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima.